Salve a tutti cari amici, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia, nel Borneo. Già in un altro videoclip vi avevo accennato che questa località sembra tantissimo sotto molti punti di vista la Russia. Questa inquadratura che state guardando potrebbe essere la Russia, ma non lo è, e a tradire la scena vi è la vegetazione ben diversa. Vi farò vedere un po' uno scorcio della località molto caratteristica. Sono in un posto sperduto, ecco qua abbiamo gli autoctoni che si spostano con delle imbarcazioni molto semplici. Siamo lungo il fiume, questa è un'abitazione tipica, ce ne sono tantissime su questo stile. Adesso con la mia moto percorrerò il tragitto, vediamo di accenderla se ce la facciamo stavolta. Scusate un attimo. Sono riuscito ad accenderla purtroppo con una mano sola, tenendo la macchina fotografica non è facile. Eccoci qua, guardate, vi faccio vedere il posto, è molto bello, molto semplice, però la gente qui vive una vita felice, non ha tante preoccupazioni. Questo qui è un negozietto e questa qui è un'abitazione tipica. Anche il fatto che questi qui hanno i pick-up, i SUV e vivono nei pollai è una cosa che accomuna anche i russi. Comunque, visitare questo posto qua è proprio emozionante, veramente. Mi fermerò qua sicuramente a mangiare, a vedere un po', di scattare qualche foto. Ecco, di là dal fiume è ancora più caratteristico. Abbiamo sentito anche il canto del gallo. Ci troviamo tra Bintulu e Sabah, un posto veramente disperso, anche perché tra Bintulu e Sabah c'è una grande distanza, sono le due città più vicino in questo posto, in mezzo c'è tantissima semplicità. Vediamo anche le palafitte. Ecco, un'altra caratteristica che non avevo ancora fatto vedere è che, essendo all'equatore, ci sono queste parabolone qui che guardano perfettamente dritte sullo zenith, perché i satelliti sono quelli in orbita geostazionaria, sono fermi, fissi sulla perpendicolare, proprio sopra la capoccia. Ok, ragazzi. Vi ho fatto vedere un posto interessante, ci sentiamo alla prossima.